Oggi su Teleacre si inonda conversazioni al tempo del coronavirus. Egidio Terrana intervista in collegamento da Santa Elisabetta Agata Guelli, preside dell'Istituto Comprensivo Luigi Capuana di Gela. La conversazione ruota sui temi legati all'organizzazione della scuola a seguito dell'emergenza, tra i quali la didattica a distanza e le prove di esame degli studenti. Spazio anche ad altre riflessioni. Buongiorno, salutiamo in collegamento con noi da Santa Elisabetta la preside Agata Guelli. Preside, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, beh, è sempre giorno. E allora io vorrei subito anticipare che il tema centrale di questa conversazione, della conversazione di oggi, è la scuola. Sappiamo benissimo, da diverse settimane le scuole in Italia sono chiuse. Questo che io abbia memoria non era mai successo, a mia memoria naturalmente, e sicuramente anche a memoria della nostra ospite, che è molto ma molto più giovane di me. E poi sappiamo benissimo, sto arrivando preside, sappiamo benissimo, per esempio relativamente alla scuola, non sappiamo ancora bene, non abbiamo capito bene se quest'anno si ritornerà o non si ritornerà, ma pare che si ritornerà in classe con il nuovo anno scolastico. Poi, ecco, gli esami di Stato, anche gli esami della scuola media, si faranno e con quali modalità si faranno? E poi la didattica a distanza, che in questo periodo è un argomento di grandissima attualità. Quindi, in linea di massimo, sono questi gli argomenti centrali di questa conversazione, ma naturalmente, preside, ci sarà anche spazio per qualche altra riflessione. Anzi, io partirei subito con una tua riflessione. Mi permetto di dare del tu alla preside Guelli, perché ci conosciamo da tantissimo tempo. Quindi ti dicevo, vorrei partire con una tua riflessione sul tempo che stiamo vivendo. E allora, credo che tanto è stato scritto sul tempo che stiamo vivendo adesso, e non vorrei incorrere, diciamo, nella banalità di dire ci stiamo riappropriando del nostro tempo. Probabilmente è un momento in cui ciascuno fa il bilancio anche con la propria vita, con se stessi, perché credo che ad un certo punto lo stiamo facendo un po' tutti, soprattutto chi come me, che ha, diciamo, giornate ipercinetiche, piene di movimento, di appuntamenti, di persone che ogni giorno incontri, di progettualità, rimodula un po' la propria vita, la propria giornata. Io lavoro da remoto come tanti, come tantissimi, come tutti quelli che lavorano all'interno della scuola, però non nego che mi manca quella vivacità quotidiana e che riesco a sopperire dandomi delle tappe, delle scadenze. E questo tempo è un tempo forse che tutti stiamo ritrovando. Ieri, conversando con mio marito, pensavamo al De brevitate vitae di Seneca, no? Quando Seneca dice: perché ci dobbiamo lamentare del tempo? La natura ci ha dato la vita, ci ha dato una lunga vita, siamo noi che la spendiamo male. Forse al di là della drammaticità degli eventi, che per fortuna ancora dalle nostre parti non ci toccano tantissimo, forse è un momento anche di riflessione di questo tempo, dove sta andando, di questa nostra vita sprecata dietro spesso a progettualità, alla voglia di fare sempre senza mai fermarci. È un momento per dire questo. Magari i bambini lo vivranno diversamente. Io sento ogni giorno le mie insegnanti, soprattutto dell'infanzia e della primaria, che mi dicono che i loro bimbi invece vorrebbero correre fuori, vorrebbero giocare. È un tempo a loro strappato. A noi adulti credo che forse, dicendo una cosa che potrebbe sembrare un controsenso, forse ci farà bene per certi versi. Vabbè, rivedere alcuni nostri comportamenti anche, no? Questo avremo anche modo di sperimentarlo con il tempo, dopo che questa emergenza sarà finita, e saremo anche nelle condizioni di fare un bilancio. Ognuno di noi farà il proprio bilancio. E allora, preside, dicevamo la scuola. Partiamo dalle scuole chiuse? Beh, si capisce benissimo qual è in questo momento la sofferenza di tutti, degli insegnanti, degli studenti, dei bambini. Hai appena parlato. Mi pare che ormai sia scontato che
per quest'anno scolastico le scuole non riapriranno più. Mi pare Sì, credo proprio di sì. Io guardavo, adesso c'era un'indagine dell'Istituto Einaudi, credo, comunque si pensa quando si possa ritornare, ma nel caso in cui a fine aprile, ma dico ipotizzo, potesse anche, diciamo, esservi una battuta di arresto del dilagare di questo maledetto virus, come si fa a far rientrare in una scuola di 1.000-1.200 alunni tutti assieme? Io credo che sia un po' difficile prendersi addosso questo tipo di responsabilità. Ritengo che soprattutto per la scuola rientreremo sicuramente, come dicevi poco fa tu, a settembre. A settembre. Ma certo, è inevitabile. Quindi diamo sicuramente, insomma, per scontato che questa riapertura non ci sarà, ma andiamo, gli esami si devono fare, sia quelli della scuola media, che oggi chiamiamo tutti scuola secondaria di primo grado, io preferisco chiamarla sempre scuola media, e gli esami di maturità, quelli si devono fare, ma si è capito con quali modalità si faranno? Ma guardi, a prescindere, lei giustamente, tu scusa, poni l'attenzione sugli esami, però facciamo un piccolo passo indietro, e la valutazione degli alunni come avverrà? Ti spiego, per le scuole superiori paradossalmente è anche più semplice, e anche per le medie o la secondaria di primo grado, però parliamo come parlavamo un tempo, però andiamo alla scuola elementare, come valuterai i bambini? Tu chiaramente ogni giorno dai dei compiti, dai le spiegazioni, puoi anche interagire con i bambini, però diventa sempre più difficile, perché aiutare un bambino è più semplice, il bambino a casa sarà più stimolato e aiutato dai genitori, quindi saranno tutti teoricamente bravissimi i bambini. Come fai a fare una valutazione differente? Presidente, Per posso superiori, interromperti un vedo, i ragazzi hanno dei tempi. Molti nelle superiori stanno usando questo tipo di didattica, nel senso che danno, anche perché sono indicazioni che sono venute anche dal MIUR, danno un tempo in cui fanno dei test, dei questionari, e entro un certo tempo il ragazzo deve saper rispondere. Chiaramente non è che il ragazzo lo farà da solo, perché è difficile che tu possa avere a casa qualcuno che ti aiuti a rispondere a tante domande in pochissimo tempo. Per i bambini è molto più difficile, cioè cambia anche la valutazione, perché cambia il modo di fare didattica, che è una didattica nuova, alternativa, ma adesso ci dobbiamo porre come valutare, perché a fine anno si valuta. Preside, scusami un attimo, sì, se interrompo. Io ho posto la domanda specifica sugli esami, sì, ma riservandomi di agganciare il discorso della ok, valutazione più alla didattica preciso. a distanza, alla didattica a distanza. Quindi io direi, chiudiamo intanto, come dire, il capitolo esami, se siamo Esame, sicuri gli di esami poter tu fare qualcosa. hai seguito, l'intenzione del ministro è di fare un esame in cui ci siano una commissione interna per la maturità della secondaria di secondo grado e un presidente esterno, ma sono ipotesi ancora, diciamo, nulla c'è. Presumo che la stessa scelta avverrà per gli esami di terza media, dove del resto è già così, sono tutti interni ed un esterno, che generalmente è un preside di un'altra scuola o un insegnante comunque di un'altra scuola. Credo che sostanzialmente per la scuola media non si pone il problema, perché rimane la struttura uguale. Si pone per le superiori, perché come tu sai, sino all'anno scorso sono 3 esterni e 3 interni con un presidente esterno. Poi chiaramente dove si faranno? Presidente, scusami, quindi Sì. vabbè, questo è chiaro, questo tipo di informazione, bene o male, è arrivata. Però voglio capire, parlo degli esami di Stato, cosa Sì. fanno i ragazzi? Da casa dovranno fare le prove scritte, dovranno fare Questo le è prove un orali, bel ma noi quesito. sappiamo che solitamente gli esami di Stato, come dire, sono blindati, cioè nel momento in cui ci sono gli esami nell'istituto non può entrare nessuno, quindi sappiamo, conosciamo un po' tutte queste regole. E quindi il ragazzo da casa, Penso che come il si tiene? MIUR,
apporterà delle modifiche per quello che nel modo di fare esami. Sai, io penso che in un liceo classico, che è la scuola per, dove io ho insegnato per 14 anni, dove tu sai la prima, il primo compito scritto è la versione di latino, di greco, anche se l'anno scorso è cambiato pure, c'era sia latino che greco, però diamo per scontato una versione da fare, io penso che non la daranno, sarebbe troppo facile. Dovranno trovare, credo che troveranno un sistema, credo legato al tempo, alla quantità, del tempo da dare, un po' come quando fai i concorsi, insomma, no? Preside, è chiaro, ma quando i ragazzi, quindi i ragazzi, gli studenti interessati, potranno sapere qualcosa di più, sempre rispetto alle modalità, per quanto naturalmente voi... Per quanto è noi, questo non posso prevederlo, ma credo che stiano lavorando. Io non me la sento di criticare il ministero in questo momento, perché non è semplice. Voglio dire, in fondo loro si sono attivati anche subito per darci indicazioni. Poi ognuno di noi nelle scuole, rispetto alle indicazioni, ha lavorato sul materiale che ha, che è la disponibilità dei docenti, ma anche la capacità di connettività che hai, la capacità di organizzare il tuo lavoro. Io credo che comunque sicuramente dopo Pasqua sapremo delle novità su questo. Presidente, vorrei precisare, assolutamente nessuna critica al ministero, alla ministra. Assolutamente. Non mi dico, però, cioè, ripeto, adesso c'è l'ansia da parte... tu lo sai meglio di me, sei stata docente per tantissimi anni al liceo, quanta ansia c'è nei ragazzi rispetto a questo esame. Certo, credo che sia sempre... legittimo che sappiano, come dire, come si devono comportare, che tipo di prove dovranno affrontare e tutto il resto. Va bene. Allora, passiamo adesso alla didattica a distanza, alla quale io in qualche modo leggo anche l'aspetto importantissimo nel processo didattico, nel processo di apprendimento della valutazione. E allora, il ministro pochi giorni fa ha detto che il 94%, mi pare, delle scuole italiane sono coperte con la didattica a distanza. Però ancora non abbiamo dati che ci possano raccontare in maniera veritiera come sta andando questa esperienza. Allora, intanto partiamo dalla tua esperienza. Dalla mia esperienza, bene. Allora, da quello che ricevo, dal feedback che ricevo quotidianamente, perché sono sempre in contatto con tutte le mie insegnanti nei diversi gradi, credo che stia andando molto bene. Certo, noi abbiamo rimodulato tantissimo, non si fanno più tutte le ore curriculari come eravamo abituati ogni giorno, dalle 5 alle 6 ore, alle 6 discipline. È chiaro che abbiamo dimezzato il monte ore quotidiano, perché così comunque siamo stati invitati a fare, soprattutto nei confronti di quelli più piccoli, dei bambini che non devono sostare troppo davanti al monitor. All'inizio, ma proprio all'inizio, partendo dal 5 di marzo, quando la sera precedente con la comunicazione di Conte ci aveva detto che chiaramente dall'indomani i bambini, i ragazzi non sarebbero più dovuti venire a scuola, ci siamo organizzati un primo confronto, soprattutto per i più piccoli, con WhatsApp, perché è il mezzo più efficace da raggiungere. Però poi si sono affinati gli strumenti, per cui è facile connettersi con i ragazzini, con tutte queste piattaforme, cominciando, non so se faccio pubblicità, ma è quella più acclamata, Google, ce ne sono tantissimi che ti danno la possibilità di fare questo tipo di lezione, ma soprattutto di interagire, perché vedi, la cosa più importante è che i ragazzi non perdano l'abitudine alla quotidianità della scuola, al rapporto con gli insegnanti, a prescindere dal dato, diciamo, contenutistico delle discipline, che va da sé importante soprattutto nelle scuole superiori per chi deve fare gli esami, però scandire le giornate con questa quotidianità vale per gli adulti, ma vale anche per i ragazzi. E quindi al di là mi stai dicendo dei risultati che si raggiungono, che naturalmente non possono essere gli stessi che si possono raggiungere, certo. Questo naturalmente va da sé. Io vorrei
capire poi un'ultima cosa che credo sia importante. È proprio sentendo la conferenza stampa che ha fatto il ministro della pubblica istruzione, la quale a un certo punto diceva, ma lo diceva con convinzione, e devo dire che io sono, dico a priori che sono d'accordo con lei. Poi, signori, non allarmiamoci più di tanto. Il percorso scolastico di uno studente, di un bambino, è lungo, è lunghissimo. Quindi, anche se si perde nel corso di un anno scolastico un mese, si perdono 2 mesi di scuola, c'è tutta la possibilità poi di poterli recuperare. Ripeto, io sono d'accordo con quanto sostiene il ministro. La tua opinione in merito qual è? Guarda, anch'io sono d'accordo. La giusta misura, quella che i greci chiamavano metriotes, che viene data poi dalla tua capacità di fare scuola, di lavorare con passione, è l'elemento più importante. Se questi mesi, che poi saranno marzo, aprile, maggio, sono 3 mesi perché giugno non lo contiamo, no? Si faranno quelli che un tempo, diciamo, venivano chiamati i saperi minimi, cioè riprogrammando e rimodulando la programmazione, è chiaro che le ore saranno molto di meno, perché io ho dato anche la possibilità appunto di fare meno ore, io come tutti, come tanti. Questo poi non vuol dire che magari all'interno di ogni consiglio di classe ognuno può decidere anche di fare anche di più in merito anche all'utenza che hai, alla classe che ti ritrovi. Ma detto questo, c'è tutto un tempo per potersi riprendere. Hai ragione tu, perché ritornando a settembre a scuola, nulla osta sin dai primi giorni di settembre di fare dei percorsi pomeridiani di recupero, di potenziamento, soprattutto per quelle discipline che sono nodi essenziali, come può essere l'italiano, la matematica. Quindi, viva Dio, voglio dire, accettiamo le cose come stanno. Io, guarda, allora, rimango all'inizio quando leggo. È importante, per quel poco che noi possiamo rappresentare, è importante lanciare questo messaggio, soprattutto alle famiglie, alle mamme, ai papà, ai genitori che sono anche un po', dico, legittimamente preoccupati. E questo è un messaggio importante. Certo. Che tranquilli. Certo, ma non devono preoccuparsi. Io credo che come me, tutti i miei colleghi, noi abbiamo delle chat in cui ci interscambiamo opinioni, suggerimenti, consigli. Si è dalla parte delle famiglie, dei ragazzi, tutti stiamo capendo e tutti ci comprendiamo. Io per prima scrivo spesso comunicati alle famiglie dicendo di condividere con me questa nuova, tra virgolette, avventura, questa nuova realtà in cui io con loro sto rimodulando le cose. Nessuno di noi impone niente ad un altro, persino, guarda, la didattica a distanza io non l'ho imposta, e mi dispiace leggere di alcuni piccoli sindacati che vanno a boicottare questo tipo di lavoro, perché forse scordano che invece che c'è un'altissima percentuale, se non quasi tutta la totalità degli insegnanti, che lavorano davvero per passione. Tu come me provieni da questo mondo, Egidio, e questo lavoro non si sceglie perché bisogna guadagnare, si sceglie perché si ama, perché si ha passione, tranne rari casi. E tutti gli insegnanti, tutti i dirigenti, chiunque opera nel mondo della scuola in questo momento sta ascoltando la via del cuore, la via veramente di chi capisce che in questo momento la scuola è determinante per non creare un circuito, permettimi di dire, di ferinitas, cioè che fa? Abbandoniamo i nostri ragazzi e restiamo ognuno di noi a casa chiuso, no, con la propria paura. È chiaro. Invece questa quotidianità che non si è persa fa sì che tutti abbiamo un obiettivo quotidianamente. I bambini allora devono svegliarsi e non rimanere incollati davanti alla TV per un'intera giornata. E così vale per i genitori e vale anche per me. Preside, è chiaro, chiarissimo, chiarissimo. Io ci tenevo a che venisse lanciato questo messaggio per rasserenare anche un pochino gli animi, perché vedo che c'è molta attenzione su questo argomento. Preside, per chiudere, tu hai iniziato questa conversazione con Seneca. Ecco, se adesso volessimo chiuderla questa conversazione guardando al dopo, quindi con un auspicio,
a chi ti riferiresti, a chi ti raccomanderesti, chi citeresti, ecco. Allora, sì, no, ma ci ho già pensato. Io, soprattutto nel mondo della scuola, io faccio sempre mia la lezione di Don Milani. Ah, vabbè. È uno da cui saccheggio tantissimo. E guarda, volevo chiudere con questa citazione in merito a tutta una serie di polemiche si sono innescate chiaramente sul fatto, ma davvero non lasciamo indietro nessuno, chi ha la connettività, chi non ha un tablet, e anche su questo il Ministero sta provvedendo, devo dire. Bisogna avere pazienza, ci sono tempi lunghi, non è facile. E lo stesso ho detto io sin dall'inizio, se ci sono ragazzi che non hanno il tablet dall'inizio, raggiungiamoli con WhatsApp, raggiungiamoli in qualsiasi modo, purché ogni giorno facciamo in modo che nessuno si senta escluso. E quindi non diamo spazio ai protagonismi che spesso ci sono, alcuni docenti che magari sin da subito vorrebbero connettersi, interagiamo, perché magari ci sono ragazzi che hanno un solo tablet per famiglia, un solo computer, e magari ci sono tre figli che devono collegarsi. E allora è giusto aiutare tutti e mettersi nelle condizioni davvero che nessuno resti escluso. Allora diceva Don Milani una frase bellissima, dice lui: non c'è niente di più ingiusto di fare parti uguali tra disuguali. E allora la scuola insegna questo, la scuola deve essere in assoluto palestra di democrazia, lo deve essere per tutti e mai come in questo momento, davvero necessario, perché dopo quattro settimane, ancora ce ne saranno altre, in cui ciascuno di noi è chiuso nel suo bozzo, ha paura di incontrare l'altro, la scuola allora deve servire ad altro, deve servire a condividere. Grazie, preside. Grazie, naturalmente. Dimmi. Ti auguro. Ma mi ha fatto piacere rivederti, guarda, davvero tanto. Ecco, ti auguro buon lavoro. Io ti ringrazio invece. Buon lavoro a distanza. Perché di dialogare. Va bene, avremo modo sicuramente di vederci, ma non tramite, come dire, tramite Skype, va bene? Quindi buon lavoro a te. Torneremo a riabbracciarci, no? È quella la cosa più importante, guarda, il sapore dell'abbraccio è quello, va bene? Grazie. Grazie a te, un bacio.